Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella nona puntata della serie svizzera. Oggi siamo qui con Esame, ciao a tutti. Poi forse c'è anche Ricky, ma non si sa bene. Sì, ci sono. Allora ragazzi, Samu deve seminare i campi quelli là che non hanno numero, io non ci sono ancora abituato. No, li sono fatti tutti quanti. Allora c'è solo da concimarli, li fai tu o li faccio io? Ah, no, mi sono rimasti questi qua. Ricky è bianco. Ne è barriato da averli fatti tutti. Vabbè, Che mi sto fa... non è un problema grosso. L'importante... Dopo me ne distrae una roba su internet, cioè una cosa da comprare. Te lo dico a te, le guarnigioni della testata per la modo tua. Sto Ma... cercando su internet perché tu hai il blocco AM6, no? Il? Blocco AM6 tu già hai Ma per che modo. tesaccio io? Non Se me lo c'è, dici tu va mi bene, non, cioè nel senso non lo so, cos'è? trovo soltanto quando dicevo tipo per i TPR, ma si è chiesto quelli della testata originale, perché mi ha fatto il mammatello? Ah, io non è che ne so tanto di queste robe. Com'è che lagga così tanto di grafica? Oh, ma sto facendo tipo... Sto facendo 40 FPS, oh. Che hai preso? Dai Google aperto. Ah, tipo... Adesso inquadro... Ma sta qua fa un bordello di lag, non arriva a 60. Manco se guardo il tratto da sopra il tetto faccio 60 fps. E faccio 30, ne faccio. Ma che gli piglia? Appena sono sceso dal mezzo, ha cominciato a dare problemi. Ma ecco. Ah, Daniele è andato via. Mi Sì, sono andato via. sa. Queste balle adesso, metterle via un pianto. Perlomeno non laggo più. Vero? No. Beh, delle pingeci. Ma se guardi là, la tende a laggare ancora, ma non so perché. Non vorrei fossero le troppe balle. Poi quando si mette si tende a metterne tante, cominciano a tremare, fanno un macello, un casino. Abbiamo sperimentato ieri sera. Sono esplosi praticamente. Non so se era ancora in puntata che l'ho fatto vedere o no, non mi pare. Comunque d'ora in poi le balle che facciamo le vendiamo perché qua non ce ne stanno più, anche perché non so cosa farmene Se metto ammagazzinando. le biombe le vacche, invece le vacche non le Noleggia le abbiamo fatte. No, le avevamo immagazzinate per le vacche. No, Solo che le tanto vacche così tante non le ce ne vanno, sono prendiamo. 4.000 che ti prendono un corbo trangervasio, o come si dice. Ah no, cioè non dà poco per le valle. Non dovrebbe essere andato No, male 4.000 litri per 136. 4 perché c'è un 36. Sì, è 4.000 litri per 136 millilitri, vabbè. 136, Sono tipo 400 260, euro. 420. Non è male. Non è Forse sono anche male. 400 euro a balla, è che 136 l'ho sparato un po' a caso, non so se sia veramente 136, 153 anche. No. 153. 612 euro a balla. India, non è poco, 612? Eh eh. 153 per sì, quattro fallo da solo, balle. no? Che vuol dire? No, che stavo abbassando le forche e ha cominciato ad andare da solo, me l'ha tipo incrastato sotto il Ma che io non capivo quello che mi stavi dicendo. trattore. Piano Il piano. tempo libero bene, mi Che? ce l'ho libero. Sì.
Non vorrei che fosse quello che mi fa laggare, ma non credo. Ce l'ho indo di fa laggare. Ci sta i gilletti. Ah, io il medio non lo guardo più. Cioè il facciano. Quando canta il facciano, il merlo insieme va a finire male. Infatti ho, il giorno prima che. Cosa vuol dire quando viene? Canta il fagiano e il merlo assieme? Cioè merlo è un facciano, no? Cioè quando cantano, non normalmente, proprio siamo sta incazzati, sta nervosi, no? Li vedi che si muove a destra e a sinistra? Sì. Quando sta così, stai sicuro che il giorno dopo piove. Ma sicuro. Ma ce l'hai in gabbia nel senso? O sì, ce l'hai lì? Ma, no, c'è una gabbia. O ah. Tipo sta fuori casa. Che te ne fai di un merlo in gabbia? Non so. Mi piace il nonno il merlo perché la mattina le cose dice gne. Ne che te peio. Cioè, non è la gabbietta con le giochette che è tipo grossa quando una valigia, è tipo la casa della gabbia. Però voglio sperare, grazie. Una specie di casetta tipo è. Povero merlo! Hai perduto la supercar. La face. E invece il gabbiano? Sì, il gabbiano, il papagallo. Il fagiano. Fagiano. E il fagiano pure questo quando. E che ti prendo un colpo? Ma perché lo fa da solo? Quando è il tempo cattivo comincia tipo a cantare a tipo a sbattere il becco contro la rete, fa sempre su giù. I fagiani fanno tipo no. Eh no. E come fanno i fagiani? Non va così. Coccodè fanno. Come fa il cade un fagiano tuo? È un gillito, sì. Ma come? Ma il verso del fagiano, io non lo so. Ricky, tu stai. Hai mai sentito cantare un fagiano, no? Sì. Fanno tipo. Non fanno tipo. Così. Più o meno, sì. Beh, non è. In un certo senso. Di sicuro non cinguettano. Tu immagini il fagiano che cinguetta. Ma che fagiani ci sono lì da te, Samu? No, non va a cucire il mio. Cucì come? Sto cercando un video su YouTube che fa come stai facendo tu, ma non va proprio. Non va. Non va così proprio. Cioè avrai. Non è una femmina? Non lo so. Cos'è? Grigia e marrone? No, tipo? È tutta colorata. Allora è un maschio. Tutto colorato, Allora è un maschio per forza. O l'hai verniciata? Non è che è una pernice. No, noi troviamo un fagiano e gliel'ha venduto come fagiano. È lungo tipo, c'è la coda lunga. Sì, un corpo. Allora è un fagiano. Non è che vernice, che pernice. C'è anche una cosa, se non sbaglio. Oggi c'era un fagiano per la strada, suona un clacson. Mi è venuto, cioè. Il clacson del Mercedes è tipo. Questo qua del Valtra, fa schifo. Senti, ingegnere. Poi pigi 5.000 euro debito, qui dove fa casa mi dice. Già finita? Un gorbo. Cioè, ma sti 29 litri, manco un giro ce le faccio. Te 3.000 euro, te basta? Sì. Faccio il pieno, no? Sì. Prima era piena, no? No, tipo costava il 20%, così, no? Mano a mano non so più. No, ma dico, quando l'hai comprata stava piena. Quando ho comprato che? La prima volta che l'hai adoperata ci hai fatto il pieno? Oh. Penso proprio di sì. Ma allora l'avevi attaccato col giundire prima, eh? Beh, ma io non mi sembra di averla riempita. Beh, vabbè. No, non era riempita. Non fa niente. Non sarebbe prima o dopo che cambia. E niente, magari la vendevamo, ma non penso proprio di vendere. Se la vendi anche tre bombi. Ma adesso con le piante io non so se ci conviene venderle normali o venderle tipo acippato. Per me conviene vendere normale, perché se acippato. Però. Quasi mai acippato, perché acippato buttando la cippatrice, non leggi la ponte, per un giorno fai un bordello dei carri.
E non, cioè non è che stai ritando col cipad. No. Vabbè, nel senso piazzi la cipatrice, il bocchino con la panza e gli butti tre unghettini da mezzo. Ma la panza io non avevo intenzione di noleggiarla, sinceramente. Vabbè, preferisci caricare tutti i dronghi sul carro e poi esplodere? No, no. Io preferisco prendere, tagliarli a mano, qualcuno, uno proprio possibilmente, allora, uno che taglia e che srama. E state ferma. Quell'altro col caricatore e quell'altro che cippa. Vabbè, anche, uguale. Poi senso. Ma la cippatrice no, fai... quella da 20 centesimi, che ci entrano solo i tronchi piccoli. Veramente? No, ho detto no, no la... Ah, ok, ok, ho capito. Non c'è manco più, l'hanno tolta perché si sono accorti che era una stupida. Bello, metterci quella fissa, quella posizionabile, così si è sposta. Credo che costi anche ben e non so, ma oltretutto 72.000 euro. Non so a che prezzo lo vende. Varie. 72.000 euro costa. Beh, capisco che se la compri quella trasportabile costa due volte tanto probabilmente. Una ti costa 88 se non sbaglio. No, sì, 88. No, 60, quella piccolina, cioè quella normale 64 costa. 64. Ma io pensavo di prendere quella lì, quella bella bella. Quella fissa non va bene perché tipo mi ricordo sulla staff in bacco del DSL tipo se buggava i dronghi sotto. Step in back. E dopo ne facevi a togliere, ti ricordi? No. Però mettere le palle a posto è una delle cose che su farming mi piacciono di più, sai? Sia con le CSZ che se con le quadrate, con le rotonde no. Perché non stanno mai ferme, un casino. Ma quelle quadrate, cioè, io per dirti, CSZ è tutto un altro andare, però. Cammi sei cosa vorrei mettere un capanno. Eh no. Con questo io mi metto qui con calma. Mi gusta farlo. Con calma. E se può fa cuscì e te parte il calendario di Mosconi. Piano. Te scappa via. Piano. Piano, piano. Posso premere il CTRL F12? Ma per culo! L'ho premuto. Piano. 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 Ma chi è che dice piano? Il professore De Quino. Sa che fa? In classe vola i vanghi, le bestemmie. Ehi, piano! Bocca un logo. No, proprio tranquillo. Piano, ragazzi. Durante le verifiche, se passa le fogliettino con altro, non è dice non copiate. Comincia a dire piano. Piano, piano. Noi è una cosa che meglio che non la dico in puntata, ricordamela che te la dico dopo, perché se mai succede, se mai qualcuno venisse a sapere, succede, scopre una bugna che va bene, ricordamela dopo. C'è cosa delle verifiche, no, mi sa mio fagiano è un po' frocetto. È un fagiano dorato il mio, forse fagiano dorato. Doraemon. Non lo so, non so neanche cos'è un fagiano dorato. Maleodorante, un fagiano maleodorante vuoi dire? Fagiano.it, ma perché? Fagiano.it. Fagiano.it, il mio amico delle bestemmie. Poi senti stato i come bip bip. Bip bip cos'è? Troia, ma la moto non è diametro 50 il cilindro originale, porca troia, ma lo vuoi capire? Che bip bip, che uccello è? Uno struzzo. Willy il coyote. Willy il coyote fa già bip bip. Ma tu non ci stai con la testa, Cocco. Quindi il coyote sarà un coyote, no? Coyote. Dove c'è tutto? Eh? Dove c'è tutto? Che cosa?
Bip bip, chi è che fa già bip bip? Tu non si bip bip, bip bip non è coyote. Willy il coyote è quello che lo ormai cerca di magnasolo. Va bene, ti ha ragione tu. Bip bip è uno struzzo, un... non è uno struzzo, non so cosa sia. È un uccello. È un alpaca, non lo vedi? Sì, è... è un alpaca, ma no! Un canarino non è di sicuro. Guarnizione di moto che mi scappa, le guarnizioni per la vespa. Porca doia. Scrivi guarnizione moto da veri uomini, guarnizione T-Max. Parli all'amico De Simo che ti porta T-Max 530, rettificato a 1100. Sì, è rettificato a 1100. Con quale coraggio droppi un pistone rettificato a 1100, se non lo spieghi. c'ho un 530 rettificato a 1000. Un cilindro poi fa massimo 3 rettifiche di solito. Cioè, per i modulini è così. 3 rettifiche da un millimetro l'una, praticamente. Eh? Forse meno. No, cioè io 3. 3 millimetri? No, poi fa 3 rettifiche. Da un millimetro l'una. Eh sì, più o meno sì. Che in teoria lì in mezzo tipo sta mezzo millimetro tra il pistone e il resto. Va bene dai ragazzi, direi che per questa puntata può essere tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan Cisone Ricchi è tutto, ciao a tutti, ciao a tutti.